Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Shields of Loyalty, un gioco che, come potete vedere, è in italiano, costa 16,79 € ed è attualmente in Early Access. È uscito a marzo, non ha tantissime recensioni su Steam, quindi lo proviamo insieme, lo iniziamo, l'ho già un pochino giochicchiato tempo fa. Il gioco attualmente ha un continente, una fazione, quella del nobile cavaliere. Resterà in Early Access circa un annetto, quindi presumibilmente inizio primo trimestre, insomma 2022 è l'uscita ufficiale. Con il rilascio avremo più features, avremo più fazioni, avremo la storia raccontata in modo completa, nella sua interezza. E andiamo a vedere in che cosa consiste. È uno strategico, ve lo dico già, abbastanza particolare. Vediamo anche le informazioni del tutorial, così ce lo godiamo. Il mondo insulare di Mantaia conosceva la magia, ma nessuno aveva visto il suo tipo più oscuro per generazioni. Nemmeno al tempo in cui Lord Desmond cercò di rovesciare il re Eldric Secondo, finché non fu ucciso in una grande battaglia finale. Rapporti di ordini non morti e demoni che attaccano e devastano le città in tutto il regno si stavano diffondendo alla stessa velocità con cui gli ultimi sopravvissuti potevano cavalcare. L'ultima speranza erano i nobili, i signori della guerra e i maghi. Manca qualche virgola, qualche tempo verbale, ma vabbè. Che il re Eldritch II aveva esiliato quando la pace è tornata a Mantaria. Ma gli eroi delle guerre passate andarono in esilio e vissero in isolamento. Pochi sapevano dove fossero. I dispacci reali erano già stati inviati in tutte le direzioni per rintracciare gli eroi. Nelle loro tasche c'era una lettera del re contenente una richiesta urgente di aiuto e una promessa di gloria e onore. Va bene, puoi selezionare l'avatar con cui puoi giocare la campagna. In alto a sinistra vedrai la storia e le statistiche dell'avatar. Siamo un ex nobile del Darkwood Aglovan. Eccellente addestramento, insomma, abbiamo tutte le varie specifiche. Sul lato destro trovi gli attributi e le auree che concede ai suoi servitori. Alcuni coming soon, quindi non arrivi, non ci sono ancora. Nella parte inferiore si può vedere il suo esercito di partenza. Tutorial: se selezioni una delle unità, le sue statistiche saranno visualizzate sul lato destro. Ok, qua infatti vediamo che abbiamo il nobile Aglovan. Solo questo abbiamo, come ho già detto, avremo solo un eroe. Il corpo a corpo, la difesa fisica, la difesa mitica, la difesa elementare o elementale probabilmente. Punti di movimento, perché ogni unità si muove in modo diverso, la gamma visiva, il raggio d'attacco, punti ferite per unità, le specifiche che non ci sono ancora e la difesa della cavalleria più 20%. Più punti di movimento ai combattenti a distanza, quindi abbiamo degli spadaccini, degli inseguitori, più inseguitori, scout a cavallo, cavalieri corazzati e dei longbowmen, gli arcieri, insomma, detto in breve. Tutorial mappa, abbiamo questa, ci saranno altre isole poi con il rilascio del gioco, magari già anche nell'arco di quest'anno. Sulla sinistra puoi vedere l'isola di casa del tuo avatar. Qui puoi visualizzare il tuo esercito, acquisire nuove reclute, addestrarle per diventare unità più potenti e forti. Puoi anche visualizzare gli artefatti catturati e segnare le tue unità. Un po' alla Total Warhammer con gli artefatti. Sul lato destro, la prima isola, Darkwoods, è giocabile. Clicca sull'isola per arrivare alla vista dettagliata e iniziare con il primo livello. Qua abbiamo Coming Soon, quindi credo che questa arriverà prima di tutte le altre, ma noi iniziamo dal Bosco Oscuro. E abbiamo tutta la campagna che poi ci porterà nel corso di quest'isola. Cammino verso Riftan. Se vogliamo raggiungere Riftan prima che i non morti macinino le mura di questa fiera città, non c'è più tempo da perdere. Ma c'è un'altra ragione per la nostra fretta: sono passate troppe lune da quando Re Eldritch II ci ha licenziati dal servizio perché tutte le battaglie sembravano essere combattute. È ora di dimostrargli che possiamo ancora combattere. Distruggi tutti i non morti sulla strada per Riftain. Il tuo avatar deve sopravvivere. Ok.
ci verrà spiegato come funziona il combattimento e fondamentalmente il cuore, diciamo, del gioco. Se sei arrivato al primo livello dell'isola, devi impostare le tue unità. Ok. Quindi, sulla tua destra puoi vedere le truppe, selezionali per vedere le statistiche. Clicca sui quadrati illuminati per schierare l'unità. Va a schierare le fasi di unità. Ok. Nobile Aglovan. Lo mettiamo lì. Iniziamo con. Beh, gli acerri li mettiamo dietro. Gli inseguitori. Skirmisher. Cavalleria leggera. La cavalleria la mettiamo qua a lato. Altra cavalleria qua. Altra cavalleria qua. E io presumibilmente metterei questi due qui. E questo più avanti. La strada fino a qui era troppo facile e innocua. Il nemico deve essere proprio di fronte a noi. Fate attenzione e cercate un'imboscata. Ok. Round 1. Vorrei messo piede sul terreno di Darkwoods. Prima di intraprendere la tua avventura vorrei darti alcuni consigli. Usa l'aura del tuo avatar. Questo dà un bonus a certe unità. Usa le formazioni, per esempio i combattenti a distanza adiacenti forniscono fuoco di supporto offensivo e difensivo, cavalleria pesante adiacente assorbe danni, è molto tattico, un po' come una scacchiera sono questi esagoni. Le foreste danno bonus a certe unità, i fiumi hanno effetti negativi sul movimento e sulla copertura. Esplora diversi tipi di terreno muovendo il mouse su un campo e guardando le informazioni sulla destra. È possibile ingrandire e rimpicciolire con la rotella del mouse. Per selezionare cliccate un'unità sul ok, destra del mouse su un campo vuoto, ok. G mostra una sonda nella griglia, sì, va bene. Ora puoi vedere il nome del livello corrente. Sì, il limite dei round, la tua forza delle tue truppe, il tuo limite, così come anche la tua riserva d'oro, va bene. Questa mostra informazioni, va bene. Nozioni di base, esperienza dell'unità, viene mostrata lì, i punti vita. Abbiamo i punti base, insomma, dell'unità e va bene. Stato di salute delle truppe. Il livello dell'elmetto mostra la salute del membro della truppa. Se un membro è ferito, il casco è colorato di rosso. Per i membri morti, l'elmo viene mostrato pallido. I membri morti e feriti non prendono parte alle battaglie. Ok, abbiamo cominciato, quindi possiamo iniziare a muovere. Vedete che ognuno ha un tipo di movimento diverso, però questi non possono andare all'interno. Beh, scusate, faccio muovere questo. Abbiamo già spezzato la formazione, però che se ne frega, iniziamo a metterli qui. Abbiamo una mossa sola, quindi va bene. Una volta rimosso tutte le truppe e combattuto con esse, puoi terminare il turno cliccando sulla clessidra. Ok. Congeda unità, abilità speciali, vedete che abbiamo il Counter Strike, qua non è ancora tradotto, ma va bene. Passiamo al turno. Turno del nemico. Questo, allora, non è propriamente il mio genere, ma da quello che io ho comunque già provato, per gli appassionati di strategia è un signor gioco, perché vi consente di sperimentare combinazioni di unità veramente interessante. Vedete che qua avevamo il bosco davanti, quindi non siamo riusciti a muoverci come avremmo voluto. Qua abbiamo una città, ma vabbè, andiamo avanti. Turno del nemico, è tutto abbastanza da scoprire, quindi possiamo iniziare ad andare avanti con uno e vedere se c'è qualcosa. Muovo di qua. Teniamo, non possiamo muoverci perché siamo nel bosco, quindi ok, abbiamo iniziato a vedere qualche unità e aspettiamo. Gli acerri sì, sono lì, quindi non possono fare nulla. Vediamo se ci vedono. Ok, vediamo un po'. Gli acerri non possono fare neanche da qui, non possono attaccare là. Quindi iniziare a spostarmi già qui. 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 Gli acerri vengono già mossi. Questi li mettiamo qua. E ho fatto una cavolata perché. Ok, vediamo un pochino se reagiscono alla nostra presenza.
Imboscata. Se marci in una zona inesplorata e piazzi le tue truppe su un campo adiacente a una zona inesplorata, potresti subire un'imboscata. Questo accade quando c'è un'unità fenidiana su un campo adiacente non esplorato. In questo caso le tue truppe subiranno un attacco che non potranno contrastare. Quindi casella non esplorata, unità che arriva da quella casella o adiacente, è l'imboscata. Va bene. Gli arcieri attaccano e hanno ucciso 11 dei nostri uomini. Le tue truppe non soffriranno solo i feriti, ci saranno anche molte morti nelle battaglie. Puoi rimpiazzare unità perse con nuove reclute. Tieni presente che questo costa una certa quantità di oro e il valore di esperienza dell'intera truppa diminuisce. Sì, perché sarà una media tra tutti i partecipanti. Le tue truppe possono essere rifornite solo se hai una città e un castello in tuo possesso. Ok, quindi sì, ma mi fate passare il turno? Shield Wall. Alcuni tipi di unità possono assorbire danni inflitti da un'unità adiacente. La cavalleria pesante è una di queste. Il valore assorbito aumenta ad ogni livello, ok. Ci ha fatto solo un danno, però in teoria non dovrebbe aver ucciso nessuno. Curale. Tieni presente che non puoi muoverti e combattere con la tua unità se l'hai curata. Per curare un'unità, ok, fai attenzione, l'unità nemica adiacente alla tua non puoi curarla, ok. Quindi, colpo di fulmine. Colpirà una zona a caso. Questa è un'altra degli imprevisti che può capitare sul mondo di gioco. Come non ho detto, ci si muove con Buzzed e va bene. Allora, abbiamo gli arcieri che possiamo muovere qui, possiamo farli già attaccare. No, però la cavalleria attacca. Riprendiamoci questo posto per i vivi. Ah, se ci provi i nostri ranghi non potranno che ingrossarsi. 12 morti li abbiamo portato. Intanto qua vediamo fallback. Subiscono pesanti perdite la loro forza. Se le tue truppe subiscono pesanti perdite, la loro forza totale scende sotto 75, la troppa si ritira automaticamente di un esagono. Se non c'è spazio per ritirarsi, l'unità si attende. Si arrende. Io veramente quando leggo non capisco più niente. Non riesco a fare due cose insieme. A giocare e leggere. Si può correre ma non ci si può nascondere. Ok. Allora vedete che loro sono scappati. Perché vedete che hanno perso praticamente, guardate qua, hanno perso tanti unità. Più del 75%. Noi qua ne abbiamo persi altrettanti. Quindi non lo so. Però io intanto con lui potrei attaccare questo. Col grande capo. I tuoi combattenti a distanza eseguono un cosiddetto offensive fire. Attacco fuoco offensivo. Durante un attacco, se hai posizionato l'unità a distanza accanto ad esempio ad una fanteria e attacchi un nemico con la fanteria, il tuo attacco sarà supportato dai tuoi combattenti a distanza. Le armi a distanza forniscono fuoco di supporto quando attacchi città e castelli. Eh sì, vedete che hanno fatto l'attacco di supporto e gli hanno dato una mano. Io mi chiedo, ma loro potranno attaccare? Sì, possono attaccare anche per i fatti loro, quindi è un attacco bonus e questo dà maggior profondità, parecchia profondità tattica in più al gioco. Un'altra preghiera per i caduti, poi dobbiamo già andare avanti. Ok, non abbiamo ancora finito perché dobbiamo muovere questi qui e farli attaccare, che tecnicamente di solito i lancieri sono forti contro i cavalieri, ma va bene, dovremmo fallback. Sì, fugge anche lui perché sono messi male, solo una ritirata può ancora salvarli. Ma noi gli staremo alle calcagna. Tu vai qui e li attacchi. E poniamo fine a questa. Gli ha dato una. Mannaggia, avevano gli arcieri vicino. Quindi hanno fatto il fuoco offensivo. Come abbiamo fatto noi prima per il fuoco offensivo. Quindi è sempre saggio tenere questi vicino a un'unità in grado di attaccare. Vabbè, intanto dovremmo averli spazzati via. Fantastico. Siamo su questa zona. Vina senza anima potrebbe essere solo una trappola, scopriamolo. Finalmente di nuovo all'aperto, con più oro in tasca. Svelare il risultato. Hai trovato 41 monete. Fantastico. Quindi si va avanti. Si procede. Passo il turno. Ah, tra l'altro dovrei curare le unità, quelle che avevano subito più perdite, che non ricordo più. Vedete che si stanno curando un po' tutti. Sì, direi di sì. Questa è messa male. Quindi questa io potrei dirgli di rifornisci membri per 88.
Unità successiva, sì, rifornisce 88, tanto abbiamo, vedete qua, 5.000, quindi rifornisco. E abbiamo riforniti tutti, però ovviamente a discapito degli altri non possiamo muovere, quindi io aspetto in modo che si possano muovere e a quel punto inizio a spostare avanti i miei cavalli di là, cavalli di là, gli acieri. Mannaggia, sono rimasti indietro. Devo assolutamente portarli avanti. Ok, sono tutti opachi, quindi possiamo passare il turno. Dobbiamo rallentare un po' perché abbiamo bisogno di... Ok. Gli acieri, ricordate, non fanno prigionieri, quindi neanche noi. Ok, sono pienamente d'accordo. Gli acieri si muovono veramente di una lentezza assurda. Quindi ci schieriamo così. Così. Vediamo che cosa fanno e soprattutto quanti sono. Se ci fanno l'imboscata, potremmo fargliela noi però a questo punto. Allora, la forza della natura si scaricano su Mantaio, colpi di fulmine. Allora, aceri. Potresti fare un attacco così. Boia mondo, quanti sono! Quanto mi ha tolto. Vabbè, andiamo a attaccare questi. Quindi in sintesi si attacca tutti insieme contemporaneamente. E non ci sono, diciamo, turni. Qua e poi attaccare lì. Siamo messi abbastanza male, direi, soprattutto perché non me ne aspettavo così tanti. Shield wall, però lui ha fatto protezione e quindi va bene. Qua non teniamo conto di tante altre cose, come ad esempio, vabbè, qua, vabbè, loro stanno facendo l'attacco combinato con gli acieri. Noi gli acieri ce li abbiamo lontani, però appena toccherà a noi, se non moriremo prima, potremo spostare gli acieri qua vicino e dare supporto magari a più unità, perché qua davanti 8 morti, mannaggia. Non sta andando benissimo, ma lo sapete che io sono abbastanza scarso in questi giochi. Ok, possiamo muovere l'unità qui. Sarebbe stato meglio metterlo qui perché così avevamo a contatto di tutti questi tre. Però, vabbè, loro fanno l'attacco così. E fanno anche l'attacco offensivo gli acieri, quindi li dovremmo spianare totalmente. E scappano. Forse riusciamo ad attaccarli lo stesso. No. Non riusciamo a attaccare nessuno, però lui non è proprio messo benissimo. Però potremmo iniziare. Oh, sì, beh, questi sono quasi andati, quindi tu attacchi lui. Mannaggia, abbiamo subito altri danni. Mannaggia. Ok, dai. No, ho sbagliato, vado a fuggire. Vabbè, ho sbagliato. Comunque. Voi attaccate lui. E gli fa ancora defensive fire. Vabbè. Dimmi che è morto però, ok. Un'altra preghiera per i caduti, poi dobbiamo andare avanti, ok. Tu attacchi questo. Mannaggia ancora il defensive fire. Però non ci ha ucciso nessuno. Voi invece che mi hanno un po' rotto le palle, sti qua. Tu cosa riesci a fare? Niente, ti sposti qui. Possiamo ancora fare qualcosa con questo, quindi li mandiamo addosso. Hanno ancora il fuoco difensivo degli acieri, ma spero che
siano quasi morti, no? Abbiamo mosso con tutti, ora possiamo andare verso la nostra meritata sconfitta. Soprattutto, vabbè, lui spero si salvi, lui è l'unico che deve sopravvivere, quindi sono tornati in città lì, non so perché. No, vabbè, ma tanto fanno poco danno, dai. Questi sono morti. Allora, arcieri. Arcieri, io li sposterei qui. Così che tu vai qui e attacchi loro col supporto degli arcieri. Ok, non sono ancora morti, però voi fate l'attacco. Direi che adesso possono anche essere belli che caduti, fantastico. Gli arcieri hanno un po' scartavetrato i maroni, quindi vediamo se riusciamo a spianarli, perché sono la cosa più pericolosa. Ok, se ne sono andati. Tu attacchi lui, 3 danni, sono andati anche loro e dobbiamo avvicinarci pian piano alla città. Vediamo se riusciamo, cosa succede se, quanti sono, no, sono quasi tutti morti. Li faccio attaccare con i cavalli. Non penetrerete mai, non penetrerete mai le nostre. Ok. Gli abbiamo fatto 15 morti. Ok, abbiamo attaccato la città. Forse riusciamo anche a conquistarla. Ok. Questo me lo ricordavo, che si poteva conquistare la città. Svegliamo il risultato così scopriamo che cosa. Abbiamo guadagnato 68 e abbiamo degli spadaccini che si sono uniti al nostro esercito. Che sono questi, oltre a quelli che già sono entrati, che sono quasi morti tra l'altro. Quindi dall'interno della città proviamo ad attaccare quelli all'esterno, però abbiamo perso ben 2 uomini, quindi abbiamo l'unità che è praticamente quasi morta. Però io adesso arrivo con questi, mannaggia, gli abbiamo tolto solo vita senza uccidere nessuno. Passiamo il turno e vediamo che cosa succede. Scudo di muro di scudi, praticamente 2 unità vicine gli hanno dato difesa. Round 12, dove questo è messo bene, questo è messo discretamente, quindi direi che i nuovi spadicini vanno giù e gli fanno il paiolo. Gli acieri vi mettete qui, così che tu attacchi lui e gli diamo il bonus delle frecce. È una figata questa cosa. Perché poi fallback, ok. Però lui dovrebbe ancora avere il supporto degli arcieri. Quindi attacca. Ok, uno. Mannaggia, sono quasi morti, eh. Quindi loro potrebbero fare il paiolo a loro. Mancati, mannaggia. Dai, arcieri, attaccate anche a distanza. Sei andati. Perfetto, quindi è carino, è molto carino come stile di gioco. Ricorda un po' Battle Brothers per alcuni aspetti. Fallback, ok. Loro potrebbero andare e ucciderli. No, ne abbiamo perso uno noi, anzi. Riempire, compensare pesanti perdite, sarà necessario acquistare di tanto in tanto truppe completamente nuove. Riempire. Prima di comprare nuove unità bisogna accettare un castello, ma tenete presente il vostro limite di unità. Ok. Quindi praticamente qui non posso mandarlo a colpirlo, eh. Beh, mando dentro qualcuno. Magari riusciamo a posizionare più unità. Gestione dell'esercito. Puoi reclutare nuove unità. Nell'area superiore puoi selezionare. Bello! Sì. Sì, va bene, voglio prendere l'unità di stanza. Non la possiamo comprare. Sì. 2. Fanteria leggera. Non abbiamo ancora i maghi. Fanteria leggera, abbiamo solo gli spadaccini, ma non possiamo comprarli perché abbiamo raggiunto il massimo della. Eh sì, 10 su 10. Niente, abbiamo comprato nuove unità che sono pronte, poi uscire il prossimo turno e concludere la battaglia.
Questo attacca, però loro hanno la peggio, insomma, e muoiono per accosti rudemente. Ora vediamo se ci becchiamo un fulmine in faccia. No. Ok. Round 13. Allora ragazzi, questo è a grandi linee quello che è il gioco. Qua dovremmo essere arrivati ai limiti della mappa. Abbiamo già esplorato un pochino. Siamo passati da le rovine. Abbiamo la città con cui abbiamo ripristinato la nostra, rimpinguato le nostre forze. E poi ovviamente il gioco va avanti, portandoci avanti per la campagna di guerra, insomma, dell'esplorazione di quest'isola. È molto intrigante soprattutto per il fatto che abbiamo solo un'isola. Il gioco nel giro di un anno, ma ormai qualcosa meno, una decina di mesi credo, verrà portato a termine, quindi uscirà in 1.0. Non costa tantissimo, neanche poco, siamo sulla via di mezzo, 16,79 euro. Io vi dico, per quanto non appassionato del genere, ne capisco delle potenzialità, perché se siete appassionati è bello il fatto di organizzare come fosse una partita a scacchi, e il fatto di tenere magari due unità vicine, una difende l'altra, fa subire meno danni, il fatto che comunque adesso con questa disposizione, mettiamo caso, questa e questa unità avrebbero un bonus all'attacco, perché gli aceri attaccherebbero a loro volta insieme a loro ogni volta, quindi in un turno l'acero attaccherebbe una volta per se stesso, poi 2, 3, 4 in base alle unità che avvicino. Quindi è veramente una figata. È molto molto bello come titolo, molto bello, è stata una sorpresa, non me lo aspettavo. Infatti ho contattato lo sviluppatore tempo fa, a marzo, perché avevo visto dell'uscita di questo gioco e avevo visto che anche era in italiano, cosa sorprendente. Allora abbiamo tastato un pochino anche la qualità della traduzione, che devo dire è buona, per quanto magari si perde un pochino il pathos per via di qualche tempo verbale forse sbagliato, o magari del fatto che viene spezzettato in base al doppiaggio, quindi perde qualcosina. Però non ha altre cose il gioco, cioè fondamentalmente è una storia che va avanti con queste nuove unità che si andranno a sbloccare. Poi non mi pare, da quello che ho visto, che questo gioco abbia altro, tipo un city builder o una roba del genere. È una sorta di Battle Brothers un pochino diverso, e a differenza di Battle Brothers è anche nella nostra lingua. Ragazzi, 16,79€, valutate voi. Intanto però fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate di questo titolo. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!